inizio, faccio canottaggio dal 2013, quando ero in prima media. È stata un po' una passione perché io ero venuta per fare la prova di tennis. Poi andando verso il tennis, era prima il canottaggio, un allenatore mi ha fermato subito e mi ha fatto provare canottaggio, mi sono innamorata. Durante il Covid, costretta ad allenarmi in casa tutti i giorni, ho smesso, avevo bisogno di stare all'aria aperta, ho comprato la bicicletta e ho iniziato ad andare in giro tutti i giorni dove mi andava. Nel weekend, quando ho tempo, vado verso, di solito verso Lodi, mi infilo nelle campagne, trovo sempre strade nuove da fare. Ho fatto questo mezzo Ironman, ho qualificato i mondiali e quindi mi sono presa un anno per preparare questi mondiali e mi sono appassionata alla parte agonistica anche della bicicletta, ho scoperto che anche uscire, spingere è proprio bello. L'ultimo anno di liceo e il primo anno subito dopo che non sapevo bene cosa studiare, dove andare a parare, ho fatto la Messenger per questi due anni, è stata un'esperienza bellissima. Ho conosciuto tutta Milano, tutte le vie, e bellissimo, mi ha fatto appassionare ancora di più la bici. Per me, soprattutto in canottiere, è ideale perché ho la piscina, ho il naviglio per correre, per andare in bici, posso fare combinati, ma posso anche andare in palestra e quindi ho tutto quello che mi serve qua. Prima di lavorare la sera con i corsi di canottaggio, prendo la bici, esco e mi faccio 40 km sul naviglio, andata e ritorno, ed è l'ideale. Milano non ho mai guidato e non ho intenzione di farlo, in bicicletta ci metto meno tempo, sono più comoda, soprattutto adesso che davvero stanno iniziando a costruire un po' di ciclabili e mi trovo davvero bene, ci metto poco, anziché andare in università sono andata e ritorno 25 km al giorno, ma non mi pesa perché mi metto lì con la musica e mi diverto.